Rapporto col vuoto particolare. No, invece dicevo, questa installazione della ruota ha suscitato un dibattito in città, no? Favorevole e contrari. Favorevole perché anche l'installazione della ruota qui, in centro. È stata fatta una serie di valutazioni di luoghi e purtroppo bisogna constatare che Terni non ha luogo, ma chiamano fare grandi cose, no? Col tema che già avevamo affrontato in occasione del capo della RAI, che non c'erano degli spazi adeguati per il grande parco che abbiamo dovuto montare. E anche in questo caso ci si è riproposta la solita problematica dell'assenza di spazio. Le soluzioni che spesso sono state prospettate sono molto suggestive e per certi aspetti anche molto belle, probabilmente anche migliori dal punto di vista anche dell'impatto estetico rispetto alla collocazione attuale, però per una serie di ragioni, o di dimensioni, o di peso, o di tenuta, o anche di sussistenza di vincoli, non erano purtroppo praticati, così ovviamente hanno detto. E quindi rimaneva questa collocazione, che comunque sia è una collocazione centrale che serve anche a far vivere una parte di città importante come questa organizzazione della Repubblica, e quindi la scelta è inevitabilmente ricaduta qui. È un tentativo, una prova, un esperimento, vediamo quello che potrà poi uscire fuori, perché se dovesse essere un esperimento che riesce, si può pensare anche a lavorare su altri spazi, altri luoghi, vedremo anche in futuro, cioè tutta la parte anche della nuova Laterna che deve essere prima considerata, ordinata, poi speriamo tutti che ci sarà anche il nuovo stadio, quindi nuovi spazi saranno restituiti alla città. Vedremo anche se altre situazioni, magari con un approccio diverso, possono essere una soluzione diversa. E poi lavoriamo anche verso gli attrattori turistici. Ad oggi non era possibile spostarla verso attrattori turistici perché i flussi sono abbastanza scarsi e sono concentrati nel fine settimana, però anche in questo caso in prospettiva, se le cose vengono bene, se c'è un bel dialogo anche tra le parti, potrebbe essere una soluzione, peraltro in altri.